Accogliete la parola di Dio non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno a autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che mai è questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dalla celebrazione della nascita di Gesù, la liturgia ci guida riportandoci alla memoria parecchi casi in cui una donna o molto avanti nell'età come Elisabetta, oppure ormai messa fuori della condizione di poter avere un figlio, e invece arriva finalmente il dono della maternità, questa fecondità che è il segno della vita, ma è anche il segno della fede, perché queste donne che poi diventano madri pregano. Addirittura, come abbiamo sentito questa mattina, Anna andò a Silo a pregare e talmente pregava con insistenza, col pianto, che il sacerdote Eli, vedendola e sentendola, pensò che fosse ubriaca. Allora disse: ma se tu vuoi bere bevande alcoliche che ti ubriacano, non c'è bisogno che vieni qua nel Tempio a disturbare noi e il Padre Eterno, tattene a casa tua. E lei con umiltà insistette: no, io non ho bevuto nulla che mi possa ubriacare. Io desidero che il Signore mi dia un figlio e per questo sono venuto e ho fatto penitenza e sto pregando e piangendo. Il sommo sacerdote si rese conto che stava dicendo la verità e allora disse: io ti benedico, tu vai in pace e che il Signore esaudisca la tua preghiera. Infatti Anna diventò la mamma di Samuele, il grande profeta che poi guidò il re Davide. Ecco, certi desideri umani sembrano dover morire come in un deserto sterile, perché le regole della vita umana sappiamo quali sono. A un certo punto siamo fuori regola, non è più possibile un dono della maternità così. E invece Dio fa il miracolo. Questa maternità viene e sempre abbiamo constatato il figlio di una madre che ha pregato molto
è un figlio dotato molto da carisme di Dio. E questo deve insegnare tanto alle madri cristiane e alla Chiesa in genere, giustamente, con l'aiuto di questa liturgia quotidiana che adesso ci sta illuminando dopo il Natale, noi dobbiamo diventare spiritualmente fecondi. Ve lo dicevo già ieri mattina, è una sterilità penosa quella dell'anima che non sa elevare se stessa a Dio, che non sa ricorrere a Dio nella necessità, nella sofferenza, nel dubbio, nel pericolo. Non tutti i mezzi umani sono sufficienti, anzi non ci sono mezzi umani sufficienti per valicare certi traguardi. Ed ecco allora che c'è il mezzo soprannaturale, il mezzo prodigioso che è la preghiera. La preghiera quotidiana, rivolta a Dio, in umiltà, con la costanza, con l'abbandono pieno, che è vera fiducia nel Padre, la preghiera ottiene. Dice Padre Pio che Dio non può resistere alla preghiera a lungo. Mentre resiste a qualunque cosa, la sua onnipotenza non trova ostacoli, di fronte ad una preghiera umile, costante, fervorosa, Dio si arrende, concede le grazie. E noi abbiamo bisogno di una difesa di Dio per noi personalmente, ogni giorno, dalla battaglia contro i difetti, la pigrizia, la cattiveria, ma anche per superare gli ostacoli che la società ci mette davanti. Voi siete provati tutti i giorni da certe ingiustizie umane, certe assurdità legali, di legge, per cui sareste tentati di reagire con violenza, come fanno tanti altri, nel colmo della disperazione di compiere anche atti insani. Voi sentite spesso parlare di suicidi in questo periodo, di gente onesta che non ce la fa più, e invece il bombardamento di queste regole assurde e impossibili continua tranquillamente, e noi invece non possiamo morire in questa sterilità spirituale. Ecco il dono della preghiera quotidiana, la messa quotidiana, la comunione quotidiana. Voi uscite da qui riforniti, come chi ha una macchina che ha fatto tanta strada, ha consumato tutta la benzina e si deve fermare nell'area di servizio, deve fare rifornimento. Noi facciamo rifornimento di grazia, di luce, di forza spirituale per continuare nel nome del Signore il cammino. E allora accadrà anche a noi che ci alziamo e sentiamo che la mano del Signore ci ha toccato e noi siamo diventati fecondi di bontà e di santità. Infatti abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale: il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore. E sono le parole che la Madonna pronunciò davanti alla cugina Elisabetta: l'anima mia esulta in Dio mio Salvatore. Ecco, magnifica, magnifica Dio la mia anima. Sento la gioia di avere un Padre nel cielo, ma vicino a me, di avere un Salvatore come Gesù che si fa mio pane, si fa mia forza, mia speranza. E allora il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio, si apre la mia bocca e contro il male che mi perseguita, e io gioisco perché Dio mi ama. Sono parole meravigliose. Direi l'identikit, il tratteggio che ci dice: vai, questa è la strada che devi percorrere e certamente incontrerai l'amore di Dio che ti riempirà per l'eternità.
Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo.